Subito con il presentarvi il nostro primo ospite di questa puntata di pomeriggio 24. Allora, diamo il benvenuto a Giuseppe Pulina, che è presidente di Carni Sostenibili. Benvenuto a RaiNews 24. Buon pomeriggio. Allora, Pulina, la vostra posizione possiamo dire che è molte volte scomoda perché ovviamente parliamo di siccità in questo periodo, adesso vedremo alcuni servizi che riguardano il grande caldo e la siccità di questi tempi, gli allevamenti intensivi che sono sempre, no, sotto gli occhi, di tutti, attenti in questi momenti così importanti anche, per il clima, per i cambiamenti climatici. Allora, se lei è d'accordo, inizierei subito con il vedere il servizio che ha preparato il nostro collega Mauro Merosi, che riguarda l'ondata di caldo eccezionale che sta colpendo l'Europa e il mondo, quindi non solo l'Italia. Vediamo con Mauro Merosi. Spiagge vicino a Helsinki in Finlandia mai erano state così affollate. La gente, che magari prima sognava di passare l'estate sul Mediterraneo, ora prende la metro e si riversa sulla costa, dove la temperatura è di 28 gradi, 10 in più della massima stagionale. È ancora poco però se si considera che molto più a nord, in Lapponia, di gradi ce ne sono 30 e nelle ore centrali quasi nessuno esce di casa perché fa troppo caldo. È da queste parti, all'interno del circolo polare artico, in territorio norvegese, che si sono registrati l'altro ieri 32 gradi e mezzo, un record assoluto. Ma il sovvertimento della normalità climatica riguarda tutto l'emisfero nord. In Canada i TG danno la notizia di un bambino dimenticato in auto dalla madre che è morto di caldo, un caso eccezionale qui. In Giappone di questi tempi, in passato c'era la stagione delle piogge, ora invece c'è un'ondata di calore che ha portato le temperature sopra i 40. In Cina l'allarme è multiplo, perché oltre ai 40 gradi ci sono tifoni e alluvioni che hanno ucciso decine di persone. In India un treno trasporta ogni giorno 2 milioni di litri d'acqua verso il Rajasthan, dove non cade una goccia da mesi, mentre nella regione dell'Assam gli elicotteri lanciano provviste ai 5 milioni e mezzo sfollati dalle alluvioni. L'Iraq è investito da tempeste di sabbia alimentate dalla siccità che polverizza i terreni. In Turchia le alluvioni invece si portano via i ponti. Anche gli Stati Uniti hanno vissuto un'ondata di calore nei giorni scorsi, ma qui, con decisione criticata anche dall'ONU, la Corte Suprema nelle ultime ore ha tagliato i poteri all'Agenzia dell'Ambiente, concedendo alle centrali a carbone la libertà di inquinare a volontà. In Europa e nel mondo. Prima di arrivare da lei, Pulina, però andiamo a vedere anche la situazione in Italia. Andiamo in Piemonte perché il nostro Massimo Mignanelli è andato a vedere qual è la situazione della siccità per quanto riguarda le coltivazioni. Sì, tra le colture che stanno maggiormente subendo i danni dal caldo di questa torrida estate c'è sicuramente il riso. Di acqua ce n'è poca e niente. Io qui la posso far vedere che ne abbiamo. Pensate, quest'acqua, dove io sto camminando e sotto si sente il fango, dovrebbe arrivare qua. Questo è un canale di irrigazione, cioè quest'acqua dovrebbe portare l'acqua a tutto questo terreno che abbiamo alle spalle. In realtà è pochissima. Lo chiediamo subito ad un produttore. Sì, buongiorno. Questo è un canale di irrigazione. Questo dovrebbe essere pieno. Abbiamo avuto una riduzione di portata già un mese fa del 40, del 50, è andato sempre avanti la riduzione e come potete vedere adesso siamo al 90% di riduzione. Fra un po' saremo al 100% e perciò già con il 10% che ci rimane d'acqua non riusciamo ad irrigare nessuna delle nostre risaie. Queste risaie qua dietro sono già andate, bruciate. Si potrebbero ancora salvare se dovesse piovere, ma piovere forte, 4-5 centimetri, tanto per intendersi al giorno, però con le prospettive che abbiamo del meteo dei prossimi giorni la vedo dura. Ecco, quanto siete preoccupati? Moltissimo perché qui ci sono aziende che hanno investito, ci sono i costi di produzione che sono andati alti e perciò non portando a casa raccolto vuol dire che molte aziende saranno destinate a chiudere. Che percentuale è a rischio? Allora dipende da. Qua a Novara. Qua a Novara qua siamo sul 50% delle aziende, ma è un dato che è stimato ad oggi, perché se continua ad andare avanti questa siccità e non avere acqua si può arrivare al 100%. Questo riso che vediamo alle spalle è giallo.
che rappresenta? Rappresenta che purtroppo sta subendo quello che è la situazione, quindi questa forte siccità. Il riso è una pianta acquatica, quindi vive nell'acqua. Non avendo l'acqua si può comprendere qual è il suo finale, ecco, purtroppo porta alla morte. Come diceva il produttore, se non arrivano portate di acqua importanti nel giro di pochi giorni, questa risaia che vediamo alle nostre spalle è completamente compromessa. Grazie, allora dobbiamo sperare nella pioggia. Da Novara per ora è tutto, vi restituisco la linea. Allora, dobbiamo sperare nella pioggia, piogge che poi vedremo in alcune zone d'Italia sono arrivate, ma non a sufficienza ovviamente per la situazione in cui ci troviamo. Allora, Pulina, vengo da lei. Le Nazioni Unite dicono che la produzione animale intensiva è probabilmente la fonte principale di inquinamento idrico. Qui abbiamo visto le coltivazioni di riso, ma noi quanta acqua possiamo permetterci di consumare per produrre un chilo di carne? Soprattutto, è sostenibile, visto che lei è presidente di Carni Sostenibili? Dunque, il dato che gira sui media è un dato molto vecchio, è stato elaborato alla fine del secolo scorso e aveva stimato in 15.000 litri la quantità di acqua necessaria per produrre un chilo di carne bovina. In questa acqua però il 94% è l'acqua piovana, cioè quello che cade sui pascoli che gli animali utilizzano e poi evapotraspira nell'atmosfera ritornando nel ciclo naturale. L'acqua realmente consumata, cioè quella che viene attinta dai corpi idrici sia superficiali che sotterranei, è il solo 3% e questa viene certificata dagli standard internazionali ISO. Per cui un chilo di carne bovina consuma 1000 litri di acqua e non 15.000, perché come si vede nelle immagini, in queste condizioni al pascolo tutta l'acqua che viene attribuita a quegli animali che stanno pascolando in realtà è acqua piovana. Questo è il dato che ci mette nelle condizioni di confrontare quanta acqua di irrigazione serve, ad esempio, per altri alimenti. Nel caso delle mandorle, ad esempio, ne servono 6.000 litri per chilo di mandorle e così per tutta la frutta secca. Per cui non è vero che la carne sia il maggiore impattante sullo stress idrico del pianeta. Ecco, questi dati che lei citava sono quelli che infatti abbiamo trovato che dicono appunto per produrre un chilo di carne di manzo ci vogliono 15.000 litri di acqua, ma lei ci stava specificando appunto che è differente ovviamente anche dal tipo di allevamento che si fa, no? Spieghiamo bene, dal tipo di allevamento intensivo a poi al tipo di allevamenti in cui appunto le mucche possono stare, immaginiamo, nei pascoli liberamente, quindi ci spieghi bene perché c'è questa differenza anche di consumo di acqua? Ma l'allevamento confinato comunque ha un consumo idrico che non è dato dai 15.000 litri che sono riportati, ripeto, con un dato molto vecchio su cui la letteratura mondiale concorda nel ritenere sbagliato. Gli allevamenti diciamo confinati rispetto agli allevamenti al brado hanno un maggiore consumo di acqua di abbeveraggio e anche per l'irrigazione di qualche campo di mais, di erbaio che serve per alimentare gli animali, ma nelle peggiori condizioni di stress idrico, cioè di utilizzazione di acqua che noi possiamo avere ad esempio come quelle che possiamo avere in Israele in cui alleviamo gli animali in mezzo al deserto, il consumo non supera i 3.500 litri di acqua per chilo di carne prodotta, ma ripeto, nelle peggiori condizioni. Diciamo, la controprova di questo è anche il buon senso che noi possiamo applicare. In condizioni in cui non è possibile coltivare delle piante, come ad esempio nel deserto, comunque vengono allevati degli animali, per cui è evidente che l'allevamento animale sta all'interno di un ciclo idrico che è equilibrato rispetto a quelle che sono le precipitazioni che abbiamo nelle varie aree. Quello che vediamo in Italia oggi, purtroppo, invece, è l'esito dei cambiamenti climatici che la scienza ha ormai considerato come stabilizzati nel trend da oltre 40 anni e che oggi ci stanno dando purtroppo le prime avvisaglie su quello che sarà un domani. Una maggiore attenzione al consumo di acqua, al risparmio idrico e alle buone pratiche.
Ecco, lei ha parlato appunto del clima e noi abbiamo preparato questo servizio di Cristina Benedetti, sono gli effetti della tropicalizzazione del clima, no? Con questi eventi estremi abbiamo visto le violente piogge che però non servono a nulla se non anzi ad arrecare danno, spesso con questi terreni aridi così secchi. Un allarme che era stato lanciato già da febbraio perché si vedevano già i bacini vuoti. Allora andiamo a vedere in Lunigiana quello che succede, perché con questi nubifragi ci sono conseguenze disastrose per le colture. Vediamo con Cristina Benedetti. Questo è quello che resta del nostro ettaro di Gran Turco. Oggi, se riusciremo a ricavare il 30%, saremo già fortunati. Dalla siccità alla tempesta tropicale, in pochi minuti d'estate è diventata autunno sulla costa puana. Dopo la tromba d'aria e il violento nubifragio, gli agricoltori contano i danni. Serre scoperchiate, distese di Gran Turco falciate dalle raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 km orari, ortaggi e piante da frutto irrimediabilmente danneggiate. Sta piovendo sul bagnato, già stavamo male prima, soltanto di spese viveri, concime, semi, diserbi, quelli che usiamo, esatto, abbiamo speso circa 700 euro. Hanno scosso un 30%, dei meno sicuro. Un nuovo duro colpo per l'agricoltura, già pesantemente compromessa dalla siccità, tra le peggiori degli ultimi decenni. Questa è un'attività monoreddito e monocultura, quindi è l'unico sostentamento, il ricavato dell'anno è praticamente quasi sdraiato per terra. Sono gli effetti della tropicalizzazione del clima, dove gli eventi estremi sono diventati la normalità. 80 tra il 2010 e il 2021 quelli che hanno interessato la Toscana, 10 solo lo scorso anno, con la costa nord l'area più colpita. Ci sono eventi improvvisi che sono costati per il comparto agricolo nel 2022 a livello italiano già 2 miliardi di euro. È necessario quanto prima implementare una rete di invasi che sia in grado di raccogliere quest'acqua piovana che serve per irrigare. Ecco, così anche la situazione che abbiamo visto. Lei si trova in Sardegna, Pulina, in questo momento? Sì, abbiamo caldo anche qua, ma abbiamo acqua, fortunatamente. Ecco, qual è la situazione? Infatti le chiedevamo, grande caldo che è già arrivato, la situazione anche per, sì, per gli allevamenti e per le coltivazioni, ma lì qual è? Diciamo, centro-meridione d'Italia e le isole in particolare, dai tempi antichi, dei romani, degli arabi, sono abituate alle ondate di calore. Non dimentichiamoci che in Sicilia esistevano le stanze dello scirocco in cui ci si rifugiava per ripararsi proprio da queste calure terribili. Diciamo che i nostri sistemi di allevamento sono resilienti, sono abbastanza orientati a sopportare la calura e le alte temperature, anche perché nelle nostre campagne sono presenti i meriagos, che sono i pascoli arborati, gli animali si rifugiano all'ombra e passano la giornata. Tuttavia la Sardegna ha una rete di invasi molto, molto fitta. Noi raccogliamo praticamente qualsiasi goccia di acqua piovana che arrivi, sono tutti collegati fra di loro in una rete di compensazione nel caso qualche bacino sia sotto misura, per cui in questo momento non abbiamo difficoltà nell'approvvigionamento idrico sia per le attività civili, neanche per attività industriali né per quelle agricole, per fortuna. Allora la porterei e portiamo i nostri telespettatori, abbiamo monitorato, no, in questi giorni anche la situazione del Po, però ci sono anche altri fiumi in secca. Allora con Alessia Piovesan vediamo la situazione del Brenta, anche qui nella nostra panoramica in giro per l'Italia andiamo così a vedere qual è la situazione proprio nella zona del Brenta. Lago del Corlo, quanto contiene al massimo? Al massimo arriviamo a 268 metri lineari sul livello medio mare. E ora? Ora siamo circa 265 metri sul livello medio mare. Bassissimo. Assolutamente, una cosa mai vista. Siamo arrivati in Trentino per capire come lenire la grande sete del Brenta, bacino del Corlo. È da qui che verrà pescata acqua per il fiume. Dal 1° luglio e fino a metà settembre, secondo un accordo degli anni 50 con Enel, sarà il consorzio Brenta a decidere quanto prelevare. Al massimo la metà dell'acqua dell'invaso. Dal 21 giugno è stato già concesso un prelievo straordinario, 700.000 metri cubi al giorno per rispondere almeno al 60% del fabbisogno agricolo. 100% cosa vorrebbe dire?
100% vorrebbe dire nel giro di 10 giorni finire la risorsa acqua. Il primo luglio per l'agricoltura veneta è tardi, l'acqua servirebbe un mese prima, ma l'accordo va rivisto. Deve essere in primis gli assessori regionali, perché con l'Ene è un ministero e quindi come consorzio non ci scontriamo contro un gigante, dovremmo essere accompagnati in questa contrattazione anche dalla regione. Fiume a secco a valle, con una portata naturale di 1,5 metri al secondo contro i 20 di media. Tutti pescano dal Brenta. Centrali elettriche, agricoltori, cittadini. La sua acqua esce persino dai rubinetti di Rovigo e nei comuni inquinati dagli PFAS. L'acqua va raccolta a monte, dice il consorzio, sempre in Trentino. Servirebbe la diga del Vanoi, però, del Trentino. Secondo noi assolutamente sì. È l'unica cosa, assieme anche agli impianti di trasformazione, che permettono di risparmiare l'acqua. Ecco, allora, questa è la situazione nella zona del Brenta. Andrei a vedere, così chiudiamo questa carrellata e torniamo da lei, Pulina, anche la situazione del Friuli Venezia Giulia, perché c'è anche qui una spaccatura tra una forte siccità e alcune zone che invece hanno avuto delle piogge. Lorenzo Gerlinsoni. Questo è il lago di Ravedis, 2 settimane fa, in uno dei momenti più acuti della siccità che sta colpendo il Friuli Venezia Giulia. E questa è la diga oggi, dopo alcune ore di abbondanti piogge cadute sulla montagna pordenonese. La differenza è tutta in quel livello dell'acqua che si alza e che assicura ai campi a valle, tramite l'acqua del Cellina, scorte irrigue sino a fine agosto. Anche il lago di Barcis, poco più a nord-ovest, è colmo grazie alla pioggia. Provvidenziale, dicono dal consorzio Meduna Cellina. Nell'arco di 24 ore siamo riusciti ad invasare oltre 3 milioni e mezzo di metri cubi qui a Ravedis. Questo ci fa ben sperare per il prosieguo della stagione per quanto riguarda le aree bagnate con le acque del torrente Cellina. Pochi chilometri più in là, la situazione del Meduna resta invece da bollino rosso. Di pioggia qui ne è caduta pochissima e l'invaso sull'asta del Meduna resta a secco. Col paradosso che chi riceve acqua dal Cellina irrigherà tutta l'estate, chi la riceve dal Meduna resta coi razionamenti. Per quanto riguarda il Meduna, la situazione rimane critica, perché è sostanzialmente piovuto metà rispetto a quanto piovuto nel bacino del Cellina. Negli ultimi 6 mesi, diciamo, i dati dicono che nel bacino del Meduna è piovuto metà di quanto piovuto nel bacino del Cellina. E non solo questo, ma complessivamente in tutta l'area del Pordenonese è piovuto il 70% rispetto alla media trentennale. Ecco, Pulina, torno da lei. Stavo vedendo quest'ultima ora su Israele, no? Lei prima aveva citato Israele, uno dei paesi più aridi del mondo, e lì abbiamo visto come si stia desalinizzando per cercare di risolvere la situazione. Questo secondo lei si può applicare anche nel nostro paese? Sappiamo che il governo ci sta lavorando, ma questo anche per quanto riguarda gli allevamenti e le colture? Diciamo, pensare a desalinizzare l'acqua per l'irrigazione direi è eccessivo. Si desalinizza per usi civili soprattutto e per usi industriali che siano a non elevato impatto idrico. È una tecnologia che è matura da tanti anni, ma è energivora, cioè costa parecchia energia, per cui si dovrebbe applicare nelle aree in cui abbiamo veramente necessità di acqua e in cui c'è un rapporto costo-beneficio che sia diciamo elevato, nelle isole, in alcune aree costiere, eccetera. Per l'agricoltura invece potremmo passare a sistemi di aridocultura, sistemi di agricoltura di precisione, di irrigazione di precisione, che consentono di ridurre i volumi addirittura al 20% rispetto ai volumi che consuetudinamente, normalmente si utilizzano in campagna quando c'è abbondanza d'acqua. Il fatto che una parte del nostro paese non sia abituato a fare i conti con la siccità o con l'incostanza delle precipitazioni ha fatto sì che anche l'infrastrutturazione per un'irrigazione di precisione non sia così diffusa come invece lo è in Israele e anche in molte regioni del meridione in Italia. Per cui invasiamo l'acqua, ma infrastrutturiamo anche l'agricoltura per poter utilizzare meglio questa l'oro blu, diciamo, del XXI secolo.
Assolutamente sì, poi sappiamo quanto si debba lavorare, no, sulla rete idrica che ha tutte le sue problematiche, come stiamo ripetendo in questi giorni, e come bisogna anche cercare di risparmiare poi l'acqua che arriva con le piogge e metterla da parte. Allora andiamo a sentire un attimo, prima di salutarla, le previsioni meteo, così poi ci salutiamo, andiamo a vedere le previsioni del meteo dei prossimi giorni. Questo anticiclone africano che è presente sul Mediterraneo, di conseguenza anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, ciò porta non solo caldo ma aria umida e quindi sensazione di afa, con temperature massime che si aggirano tra i 36 e i 40 gradi, 40 gradi in particolare nelle aree interne della Puglia, della Calabria, della Sicilia meridionale. Sono temperature destinate anche a rialzarsi nei prossimi giorni, e con questo però anche la buona notizia che ci porta in realtà bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di instabilità invece l'abbiamo al nord, è una instabilità dovuta non ovviamente all'anticiclone ma alla presenza di una perturbazione che sta viaggiando velocemente sull'Europa e la cui coda porta appunto un pochino di aria più fredda a ridosso dei monti, e quindi oggi sta dando luogo a questi temporali. Domani invece è una giornata proprio classica estiva, cielo sereno, poco nuvoloso praticamente ovunque, anche sulle Alpi, per poi riprendere nella giornata di domenica i classici temporali pomeridiani sulle Alpi orientali, e quindi formazione di nubi durante il pomeriggio e piogge con anche qualche raffica di vento forte proprio a ridosso delle Alpi del Triveneto. Ecco, professor Pulina, per salutarla aspettiamo un po' di pioggia, che fa bene anche agli allevamenti e all'agricoltura, ovviamente la salutiamo. Grazie, speriamo che il nostro paese, che è un paese resiliente, anche in questo caso qui, approfitti di questa crisi con, diciamo, investimenti importanti per risparmiare e utilizzare meglio l'acqua. Grazie, facciamoci attenzione anche tutti noi nei nostri piccoli gesti, perché poi se lo facciamo tutti magari contribuiamo. Grazie professore. Allora, grazie, arrivederci, buona giornata. Andiamo al nostro